Benvenuti ragazzi a questa presentazione di un argomento essenziale nella carriera dello studente. E parliamo oggi della tesi di laurea. C'è da dire subito che i corsi di laurea e di laurea magistrale prevedono come conclusione del percorso universitario dello studente una prova finale. Questa è considerata l'attività di chiusura in cui lo studente è chiamato a mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite, dimostrando le proprie capacità di approfondimento, di analisi di un problema, di progettazione, di ricerca di una soluzione, ovviamente di diversa natura secondo che si tratti di un percorso di primo o di secondo livello. La prova finale è valutata in termini di CFU, 6 per la laurea, 15 per la laurea magistrale, assegnando implicitamente al lavoro per concluderla una tempistica compatibile con questo numero di crediti, essendo un CFU calcolato come 25 ore di attività. Parliamo dunque di un minimo di 150 e 375 ore rispettivamente. Per entrambi i corsi di laurea, la prova finale consiste nella esposizione di una tesi in una seduta di laurea. La presentazione della tesi non è da confondersi con un esame in cui lo studente viene interrogato dal docente che ne verifica la preparazione, ma piuttosto un momento in cui al laureando viene data la possibilità di esporre i risultati frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno, tanto per individuare un termine quanto mai appropriato, da cui appunto deriva la parola ingegnere. Le sedute di laurea vengono pianificate diversi mesi prima e rese pubbliche attraverso il sito web del corso di studi e naturalmente le segreterie didattiche e segreteria studenti. La seduta è presieduta da un presidente che coordina una commissione che, dopo aver valutato la tesi congiuntamente al curriculum dello studente, nel caso che lo studente sia ritenuto idoneo, assegna un punteggio. Questo punteggio sarà la votazione finale dello studente per quel corso di laurea. E lo studente, in previsione di preparare la propria tesi, sceglie un relatore che, secondo le disposizioni del regolamento didattico del corso di studi, deve essere un docente strutturato. O un professore emerito o onorario dell'Ateneo, ma tipicamente è uno dei docenti che hanno impartito uno degli insegnamenti sul piano di studio dello studente. Il relatore, insieme allo studente, sceglierà un tema su cui sviluppare il lavoro. Il relatore, insieme ad eventuali correlatori, aiuteranno dove necessario lo studente nel portare avanti le attività, indirizzandolo verso certe scelte oppure altre. Esistono diverse tipologie di tesi, secondo che si tratti di una tesi di laurea o di laurea magistrale, di tesi compilativa, di analisi, di progetto, di ricerca, su una delle numerose tematiche proprie dell'ingegneria elettronica. Sarà lo studente, secondo la sua predisposizione, secondo i suoi obiettivi, che sceglierà la tematica, la tipologia, il relatore a lui più congeniali. Il regolamento prevede che nel caso lo studente non trovi un relatore disponibile a seguirlo, questo sia assegnato di ufficio dal corso di studi. Questa in realtà è una situazione che da noi non si è mai riverificata. Lo studente, nello scegliere il relatore, la tesi, verificherà anche se le tempistiche stimate sono congrue con le proprie esigenze, ovvero sia con la data da lui prevista per laurearsi. La tesi potrà essere svolta presso il Dipartimento di Afferenza,
ovvero sia Dipartimento di Ingegneria Elettronica, o un altro dipartimento dell'Ateneo, oppure in un altro Ateneo, un ente di ricerca o un'azienda in Italia o all'estero. E se lo studente svolgerà il proprio lavoro totalmente o in parte fuori dalle strutture dell'Ateneo, sarà necessario attivare la procedura di un tirocinio, che consiste in una convenzione tra il nostro Ateneo e l'ente esterno e di un cosiddetto progetto formativo, ossia in una dettagliata descrizione degli obiettivi da raggiungere e le modalità di svolgimento. Il tirocinio può essere svolto anche in strutture dell'Ateneo. In questo caso la procedura consiste soltanto nel progetto formativo, in quanto la struttura è quella propria. Il lavoro potrebbe essere svolto anche presso la struttura dell'Ateneo, ma in collaborazione con un ente, un'azienda esterna. Al tirocinio vengono assegnati 3 CFU, valutando quindi la tempistica in 150 ore. In alternativa al tirocinio, lo studente può acquisire questi 3 CFU, comunque obbligatori e aggiuntivi a quelli previsti per la prova finale, attraverso una attività che non sia formalmente un tirocinio, ossia attraverso un periodo di studio e approfondimento propedeutico al lavoro di tesi. Per esempio per sviluppare nuove conoscenze necessarie a intraprendere il lavoro o competenze per apprendere l'uso di uno strumento hardware o software necessari allo svolgimento della tesi di laurea. Una volta che il lavoro volge al termine, in accordo con il proprio relatore, lo studente inizierà a mettere per iscritto i contenuti del proprio lavoro attraverso un elaborato che verrà presentato come prodotto finale della propria tesi. Gli strumenti utilizzabili per la scrittura sono a totale discernimento dello studente, può essere Microsoft Word o LaTeX o altri, ma in finale comunque si dovrà produrre un file PDF. In seduta di laurea lo studente si potrà avvalere per l'esibizione del proprio lavoro di una presentazione in PowerPoint o PDF o qualsiasi altro strumento proiettabile da un PC, salvo ovviamente verificare la compatibilità con i mezzi a disposizione durante la seduta di laurea. Da evidenziare alcune note particolarmente importanti riguardo questi due documenti, ovvero sia la tesi scritta e la presentazione. Attraverso questi e ovviamente l'esposizione ovviamente del laureando, la commissione di laurea dovrà essere in grado di giudicare in pochi minuti un lavoro che presumibilmente ha occupato diversi mesi e molto impegno. Sarà quindi compito dello studente produrre questi documenti nel modo più efficace possibile, facendo la massima attenzione a diversi aspetti. Innanzitutto, anche se sembra una cosa assolutamente scontata, si deve porre la massima attenzione a scrivere in modo corretto, per esempio senza errori ortografici, di sintassi linguistica, di regole di scrittura scientifica. Non è ammissibile che in una presentazione ci siano errori, per esempio, di unità di misura o nella scrittura di una formula o ancora peggio di lingua, che sia inglese o italiano. Poi l'impaginazione. Scrivere in modo disordinato e confuso è segno di poca attenzione. E questo dovrebbe essere il momento in cui lo studente, con tutte le tempistiche a sua disposizione, deve mostrare le sue competenze anche espressive. Il font dei caratteri, l'allineamento, la corretta risoluzione ed efficacia delle immagini sono cose assolutamente importanti.
così come per esempio il logo dell'Ateneo o la denominazione del corso di laurea. Sul sito web del corso di studio c'è un'intera pagina dedicata appositamente alle procedure di laurea, dove ci sono tutti i possibili riferimenti. Non è possibile che studenti utilizzino in una presentazione o nell'elaborato scritto il vecchio logo dell'Ateneo, o scrivano cose tipo facoltà di ingegneria o ancora peggio facoltà di ingegneria elettronica. Non esiste la facoltà di ingegneria, esiste la macroarea di ingegneria, il corso di studi di ingegneria elettronica. Questo è un segno manifesto di poca attenzione verso cose che sono semplicissime in realtà da realizzare in modo corretto, anche avendoci peraltro tutti quanti i riferimenti. Poi, salendo di livello, c'è l'organizzazione dell'elaborato. Devono essere descritti, in modo chiaro, il contesto in cui nasce il lavoro, il suo obiettivo, le metodologie per affrontare il problema, il lavoro svolto, i risultati, gli sviluppi futuri. Deve essere molto chiaro lo stato dell'arte del problema, cioè cosa, al momento in cui lo studente ha iniziato la tesi, esiste il punto di partenza e quale sia stato il contributo specifico dello studente. Ogni riferimento deve essere citato specificandone la fonte. Non bisogna confondere il lavoro del proprio ingegno con eventuali apporti del relatore o dei correlatori, che devono essere anch'essi citati, per esempio con tipo colloqui o con... Da sottolineare il fatto che la tesi di laurea è a tutti gli effetti una pubblicazione di un unico autore, ovvero sia il laureando. Il ruolo del relatore è soltanto quello di seguire, di indirizzare, di dare suggerimenti, ma il lavoro da un punto di vista di proprietà intellettuale e di proprietà industriale è solo dello studente. Proprio per questo occorre fare bene attenzione a ciò che si scrive e a come lo si scrive. La falsa attribuzione di lavori altrui è, oltre che un illecito morale, anche un reato penale, perseguibile con la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Il plagio, in generale, è l'atto di pubblicare o dare per propria l'opera letteraria o scientifica o artistica di altri. O anche inserire parte di un'opera nella propria, senza l'indicazione della fonte. Per educare a un comportamento corretto, cosa peraltro che risulterà essenziale sul mondo del lavoro, il corso di studi già da tempo ha avviato una procedura di controllo antiplagio attraverso la piattaforma Turnitin, questo soltanto per le lauree magistrali. Specifico, non allo scopo di punire, ma di educare. I risultati, peraltro, sono stati fino a questo momento eccellenti per i nostri laureandi, segno di una presa di coscienza in realtà molto forte, e questo è un segno per noi importantissimo. Per poter accedere alla prova finale occorre evidentemente aver terminato tutti quanti gli esami ed aver espletato le attività formative eventualmente previste sul piano di studi. Questo deve essere fatto entro i limiti di tempo indicati dalla segreteria studenti, in modo che questa abbia la possibilità di preparare tutti i documenti richiesti per la laurea. Sono ammesse in casi straordinari eccezioni di tempistiche, per esempio un esame sostenuto poco dopo oltre i tempi previsti. Per questo occorre contattare comunque il coordinatore del corso di studi
affinché comunque deroghi a questa regola tempistica. Per iscriversi alla seduta di laurea si sottomette domanda sul portale Delphi. Anche qui occorre assolutamente rispettare i tempi e seguire attentamente le istruzioni. Alcune procedure devono inoltre essere effettuate sul portale dello studente, ossia sul sito web del corso di studi. Anche in questo caso si prega di leggere attentamente le indicazioni riportate. Vorrei sottolineare alcuni aspetti che spesso generano confusione. Su Delphi si compila la dichiarazione di assegnazione di tesi di laurea lavoro finale a cura del professore relatore. Come dice il titolo, questa è la dichiarazione di assegnazione. Il relatore dichiara di aver assegnato la tesi allo studente. In realtà questa andrebbe compilata al momento della reale assegnazione, non quando è prossima la seduta di laurea, ma tant'è. Sul portale dello studente, invece, si compila la autorizzazione alla prova finale di laurea, ovvero sia il documento con il quale il relatore non attesta di aver assegnato la tesi allo studente, ma autorizza a sostenere la prova finale, dichiarando che il lavoro sia stato correttamente svolto. Ricordo che contestualmente, sempre sul portale dello studente, il laureando deve compilare l'attestazione di attività formativa, ossia quell'attività che può essere un tirocinio o un'attività propedeutica, come detto prima. Questa deve essere firmata da chi ha seguito questa attività. Potrebbe essere il relatore, uno dei coordinatori, oppure un'altra persona e che abbia seguito lo studente durante questo periodo. Inoltre, da luglio 2020, le tesi di laurea non vengono più consegnate materialmente sul supporto fisico, ma ne viene richiesto l'upload su Delphi. Il relatore ha obbligo di confermare sempre su Delphi la autenticità della tesi. Anche sul portale dello studente viene richiesto, nel caso della laurea magistrale, di seguire l'upload della tesi. Fino a che non era stata abilitata la procedura di consegna della tesi su Delphi, questa procedura aveva sostituito quella della consegna del supporto fisico per quanto riguarda i nostri corsi di laurea. Ora, in realtà, potrebbe apparire come una procedura ridondante, invece questa rimane comunque ancora obbligatoria, sia per avere un archivio locale con tutte le tesi dei nostri studenti, e sia perché con questo PDF della tesi viene fatta dal corso di studi la verifica antiplagio, come detto prima. Quindi nel caso di laurea magistrale, lo studente dovrà eseguire della propria tesi di laurea due upload, uno su Delphi ed uno sul portale del studente. Siamo arrivati quindi all'ultimo atto, ovvero sia alla presentazione della tesi. In condizioni, diciamo, normali, la seduta di laurea avviene nell'aula indicata. Se non è possibile svolgere le sedute in presenza, la seduta sarà in modalità telematica, con le modalità che vengono specificate dall'Ateneo. Gli studenti saranno messi al corrente, naturalmente per tempo, di tutti i dettagli tecnici. Il presidente della commissione comunicherà l'ordine delle presentazioni e chiamerà quindi ogni candidato a presentare la propria tesi. Per le lauree magistrali, prima della presentazione del laureando, il presidente inviterà il relatore ad una breve presentazione del lavoro del candidato. Il laureato quindi procederà alla presentazione,
rispettando per quanto possibile i tempi a disposizione, circa 10 minuti per la laurea e circa 20 minuti per la laurea magistrale. Salvo casi eclatanti, il candidato non verrà interrotto per concludere nei tempi che sono stati indicati, ma fare la presentazione nei tempi previsti è comunque segno di rispetto verso gli altri e delle regole che sono state precedentemente concordate. Alla fine della presentazione, che normalmente termina ringraziando gli auditori per l'attenzione, il Presidente invita i membri della Commissione a formulare eventuali commenti, domande, richieste di chiarimenti relativi all'esposizione. Il candidato cercherà di rispondere al meglio a quanto richiesto. Quando le osservazioni della Commissione saranno terminate, il Presidente inviterà il candidato ad accomodarsi. Alla fine di tutti gli interventi, il Presidente convoca la Commissione, coadiuvata da eventuali correlatori, per una seduta ristretta, nella quale verranno stabilite le votazioni dei candidati. Al termine di questa, il Presidente procederà con la proclamazione e un breve discorso conclusivo. Il voto assegnato dalla commissione di laurea tiene conto del curriculum dello studente e della tesi dello studente. E la commissione ha pieni poteri e libertà di giudizio. Al fine di rendere ovviamente questa valutazione più oggettiva possibile e quindi non dipendente o dipendente il meno possibile dai membri della commissione, è consuetudine che le commissioni rispettino alcune linee guida stabilite dal corso di studi, derogando dove si ritengono naturalmente di sussistere le condizioni per farlo. Il curriculum viene valutato in base alle votazioni degli esami effettuati ed eventuali altri parametri, fino a stabilire una votazione di partenza per il voto di laurea. A questa votazione viene aggiunto un punteggio con cui viene valutata la tesi di laurea relativamente al lavoro svolto, ai risultati ottenuti, all'esposizione dello studente. Il voto viene quindi valutato in 100 decimi. Se viene raggiunto il voto massimo di 110 su 110, la commissione valuterà se attribuire all'unanimità alla tesi di laurea la lode. In questo caso, in presenza di condizioni di assoluta eccezionalità, relativamente al curriculum dello studente e alla tesi, ed eventualmente ad altri parametri che verranno valutati dalla commissione, questa potrà aggiungere alla valutazione dello studente una menzione d'onore, riportandone sul verbale le relative motivazioni. A questo punto, come coordinatore e a nome del corso di studi non posso che naturalmente che augurare un proficuo svolgimento di questo lavoro di tesi. Il lavoro di tesi è il biglietto da visita anche dello studente. Quando per esempio effettuerà un colloquio di lavoro, probabilmente gli verrà richiesta anche la tesi di laurea. E quindi farla nella maniera migliore possibile, sia da un punto di vista, estetico, se vogliamo, quindi scritta bene, con una buona organizzazione, con delle figure opportune e anche naturalmente da un punto di vista di contenuti, è naturalmente ottima cosa. E quindi veramente consiglio a tutti quanti i nostri studenti di dedicare a questa la massima attenzione. È uno sforzo sicuramente, però uno sforzo che sicuramente verrà ampiamente
ricompensato.